questa foto è un documento, questa foto non è un'invenzione. Conferma anche questo quadro custodito a Vienna, dove è scritto Tiziano Vecellio da Campo de Cador. Dopo, va bene, ci sarà, di campi ce ne sono tanti, no? Però non dimentichiamo che Ampezzo era Ampezzo de Cador, quindi c'è sempre un aggancio per dire che non è leggenda. L'altare è chiaramente di origine barocca, con ogni probabilità è un altare che proviene dalla chiesa di Santa Caterina, decisa nel 1712 ma terminata nel 1735. San Giovanni con ai piedi l'agnello del professor Sergio Plaut, e lo darebbe come opera di Orazio Vecellio, che era sempre della bottega di Tiziano Vecellio. No, San Floriano che contrasta l'incendio del villaggio di Campo. Ha proprio sicurezza lo dà a Pietro Longhi, che è un grande pittore veneziano, e questo quadro era su questo altare fino al 1909. L'opera d'arte più importante che noi veneriamo qua nella Valle d'Ampezzo è del 1549, Michael Pard, questo scultore di origine austriaca, forse era andato a finire in qualche scantinato della canonica, e viene anche questo regalato alla chiesa di Campo. Certamente non è San Giacomo di Nole, ma potrebbe essere San Tommaso oppure San Giuda Taddeo, il santo degli impossibili, che stava leggendo la Bibbia e l'angelo le annuncia che gli verrà madre.